Nuova lezione, Napoleone il Luigi, XIV reale. Cosa voglio dire? Voglio dire che si può interpretare la dittatura e poi anche poi l'impero di Napoleone Bonaparte come la realizzazione del sogno di Luigi XIV, del sogno di assolutismo, cioè di Stato veramente accentrato, completamente accentrato, progetto, sogno di accentramento assoluto che era stato appunto di Luigi XIV, ma che era rimasto in massima parte un sogno. Era rimasto, se vi ricorderete, irrealizzato. Quindi, in questo senso, Napoleone Bonaparte può essere interpretato come un Luigi XIV completamente realizzato. E adesso cerco di argomentare perché. Allora, in particolare, appunto, per costruire e rafforzare il suo potere dittatoriale e poi imperiale, Napoleone riorganizza radicalmente l'apparato statale amministrativo della Repubblica francese. In primo luogo attraverso il sistema dei prefetti, ovvero Napoleone, in quanto, no, dittatore, prima inizialmente primo console, poi console a vita, poi imperatore, nomina per ogni dipartimento, per ognuno dei dipartimenti in cui il territorio francese era stato diviso già, no, vi ricordate, all'inizio della rivoluzione. Nomina un prefetto, cioè un capo assoluto, un capo politico, militare assoluto, che a sua volta sceglieva e nominava i sindaci delle città e dei paesi, e dunque un sistema gerarchico piramidale che rispondeva e al tempo stesso capillare, diffuso in modo omogeneo su tutto il territorio del paese, che faceva capo a Napoleone Bonaparte, perché appunto in questo modo sia i prefetti che avevano poteri amministrativi, poteri di polizia assoluti nel loro dipartimento, sia i prefetti sia i sindaci obbedivano ciecamente agli ordini di Napoleone Bonaparte. No, questo è uno Stato centralizzato, no, è il superamento. In questo sicuramente Napoleone è l'apice della rivoluzione, perché nel momento in cui la rivoluzione francese è il rovesciamento, la distruzione e il rovesciamento dell'ancien régime feudale. Vi ricordate la proprietà fondamentale del feudalesimo era stato il decentramento politico-amministrativo, no, lo spezzettamento, il frazionamento del potere centrale in tanti poteri minuscoli, poteri locali, poi alcuni minuscoli, altri un po' più grandi, ma comunque, no, frammentazione, decentramento del potere. Invece, con Napoleone, dittatore, poi imperatore, si ha il completo accentramento del potere statale appunto, nel governo centrale, nella fattispecie, no, diretto, comandato da Napoleone, ma in generale poi, no,
sarebbe rimasto anche poi dopo di lui. Dunque, in primo luogo questo accentramento amministrativo che appunto realizzava il sogno di Luigi XIV di un potere effettivamente assoluto, ma nel senso di pienamente accentrato, no? E quindi che potesse agire a distanza su in modo omogeneo, uniforme, su tutti i francesi in qualunque luogo abitassero, in qualunque luogo dimorassero. Il povero Luigi XIV non c'era riuscito in una maniera ridicola, in una maniera parziale, parzialissima, infima rispetto a quello a cui arriva Napoleone Bonaparte. Sicuramente Luigi XIV nell'aldilà, quando vede cosa sta facendo Napoleone Bonaparte, muore di invidia, anche se era già morto, muore un'altra volta nell'aldilà, ma questa volta muore di invidia. Allora, non basta. Poi Napoleone, per riuscire a controllare ogni forma di dissidenza, disponendo appunto comunque di un apparato amministrativo, poliziesco, militare, forte, completamente centralizzato nelle sue mani, impone innanzitutto la censura, cioè vieta tutte le pubblicazioni di giornali, di libri che contrarie al regime napoleonico, quindi solo giornali che inneggiano, che esaltano il governo napoleonico, e naturalmente proibizione di ogni partito o movimento politico o associazione politica o perfino associazione culturale antinapoleonica, critica nei confronti del governo napoleonico. Dunque, assolutamente tutti i possibili avversari, tutti i possibili critici, no, vengono individuati, vengono arrestati, vengono condannati e quindi subiscono, no, le relative pene, fino addirittura alla pena di morte, grazie anche a una efficientissima polizia politica, no, efficientissima, numerosissima, che appunto ha il compito di controllare, che, appunto, di individuare, di scoprire tutti i possibili dissidenti e di, appunto, di neutralizzarli immediatamente. E quindi in questa maniera, naturalmente, per così dire, elimina qualsiasi conflitto politico, elimina qualsiasi conflittualità politica. Voi direte, è la negazione della libertà di espressione, della libertà politica che era stata alla base della rivoluzione francese. Sì, ma è anche vero che buona parte, in questo caso, va bene, buona parte, ma buona parte della popolazione francese, se non proprio la maggioranza, non ne poteva più di tutti i conflitti, di tutte le violenze che continuamente si erano ripetute a partire dal 1789. La popolazione francese in buona parte desiderava a questo punto, cioè nel 1799, no, dopo anni e anni di conflitti, di ghigliottina, di assassini, di violenze, di insurrezioni, desiderava fortemente la tranquillità, desiderava, no, una situazione invece di pacificazione interna, e dunque alla fine
nel momento in cui Napoleone Bonaparte offriva alla popolazione francese, no, la pacificazione, l'eliminazione appunto delle insurrezioni, delle violenze, dei ghigliottinamenti a catena, chiaramente dava il suo consenso a questa opera di repressione poliziesca di tutte le possibili dissidenze. No, perché in cambio, appunto, in cambio Napoleone gli garantiva loro la pace, la tranquillità, la serenità. In particolare, quella parte dei contadini e la quasi totalità della classe media, cioè della borghesia, no, imprenditoriale ma anche possidente, che aveva ottenuto dei vantaggi dalla rivoluzione, chiaramente a questo punto, si era arricchita, era anche salita nella scala, no, nella gerarchia sociale, aveva fatto un'ascesa sociale, quindi voleva godersi la ricchezza e lo status sociale che aveva raggiunto e volevano contadini e borghesi, e naturalmente volevano evitare che di nuovo questa condizione di agiatezza, questa condizione migliore fosse minacciata da nuove rivoluzioni, da nuovi sconvolgimenti, no? Quindi è chiaro che da questo punto di vista Napoleone poté godere, almeno all'inizio, dell'ampio consenso, no? Di quelle centinaia di migliaia di contadini arricchiti e di borghesi arricchiti, che desideravano soltanto a questo punto, no, potersi godere la loro ricchezza. Naturalmente, purché le conquiste fondamentali, al tempo stesso, le conquiste fondamentali della rivoluzione dell'89 fossero garantite. Cioè Napoleone, da questo punto di vista, si proponeva ed era effettivamente riconosciuto anche non solo come il garante della pace, ma anche come il garante della permanenza delle conquiste, della stabilità, no, della perennità delle conquiste fondamentali della rivoluzione. Quelle, no, non quelle naturalmente del periodo giacobino, ma quelle del primo periodo, del periodo liberale. Naturalmente l'abolizione del regime feudale, l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, cioè l'eliminazione di qualsiasi privilegio di sangue, privilegio di stirpe, la sacralità della proprietà privata, la sacralità della libera iniziativa privata imprenditoriale, l'abolizione dei pedaggi interni, l'abolizione delle tariffe, l'unificazione delle unità di misura, delle monete, e quindi appunto il libero commercio, il libero scambio, il libero mercato. Tutte queste conquiste, Napoleone promette di garantirle, cioè naturalmente con la forza del suo regime dittatoriale, offre ai francesi benestanti la garanzia che le fondamentali conquiste rivoluzionarie non saranno più messe in discussione, ma attenzione, al tempo stesso che non ci saranno radicalizzazioni, estremizzazioni, no, nuovi tentativi invece di radicalizzare in senso democratico, in senso socialista o addirittura comunista, no, di radicalizzare le
conquiste rivoluzionarie liberali di stampo liberale, no? Perché naturalmente Napoleone garantiva anche appunto da ulteriori fughe in avanti di tipo rivoluzionario. Tutto questo, tutte queste garanzie sono condensate nel famoso, importantissimo codice Napoleone. Napoleone fa scrivere e poi naturalmente fa entrare in vigore un codice civile unico che raccoglieva tutte le leggi valide per tutti i francesi su tutto il territorio francese, e naturalmente queste leggi garantivano i principi liberali della rivoluzione francese, quelli che vi ho enumerato prima, no? Li trasformavano in leggi inviolabili, naturalmente uguali per tutti. E che venivano, no, che venivano applicate nello stesso modo in tutto il territorio della Repubblica Francese, senza eccezioni. E quindi, anche da questo punto di vista, si può sostenere. Certo, anche sempre in modo discutibile, si può sostenere che perlomeno fino a quando non si autoproclamò imperatore, Napoleone è un rivoluzionario, è in continuità, è ancora in continuità con la rivoluzione, perché appunto poi ne è al tempo stesso, no, il garante sia del mantenimento sia del suo non proseguimento, no, appunto, non radicalizzazione e estremizzazione. Però a questo, in questo poi bisogna aggiungere che Napoleone cercò ulteriormente di acquisire consenso anche con altre riforme, in particolare a livello scolastico, nel senso che indubbiamente Napoleone ebbe il merito di organizzare un sistema scolastico moderno, per allora ultramoderno. Anche se ovviamente c'è un po' di differenza, cioè c'è una certa differenza rispetto a oggi. Comunque fu Napoleone che per primo istituì i licei. No, la sua riforma della scuola consiste soprattutto appunto nell'aver istituito un nuovo livello di studi intermedio tra gli studi, diciamo, di base elementari, la scuola elementare e gli studi universitari, appunto la scuola superiore, il liceo, no, che lui chiamò liceo, riprendendo naturalmente il nome della scuola aristotelica, no? Vi ricordate che la scuola di Aristotele ad Atene si chiamava liceo, quindi riprende quella denominazione e dunque istituisce i licei. E cura moltissimo il sistema educativo, istruttivo, scolastico, perché vuole no, promuovere delle nuove leve giovani di funzionari, ma anche di imprenditori, ma anche di militari per il suo esercito. E dà anche, come in questo senso, seguendo la ricetta di Luigi XIV, vi ricordate che anche Luigi XIV è un altro punto di contatto. Luigi XIV
era un mecenate, aveva fatto una politica di mecenatismo, di finanziamento, no, aveva istituito le accademie e aveva finanziato gli artisti, i pittori, i poeti, gli scrittori, i tragediografi, eccetera, eccetera. No, vi ricordate Molière, Racine, eccetera, per cercare di ottenere il consenso dell'elite intellettuale, che era molto importante perché l'elite intellettuale è sempre molto influente, quindi se si ha il consenso dell'elite intellettuale si ha il consenso anche quantomeno della classe media, cioè di quella fetta della società che è istruita e che è molto importante perché è la fetta della società poi più influente. E dunque anche Napoleone, si può dire, fa una politica di mecenatismo culturale, ma tanto per farvi un esempio, quando era andato in Egitto, no, vi ricordate quando conquista seppur temporaneamente l'Egitto, si era portato dietro una marea di archeologi, ma anche di scienziati per studiare il clima, ma per studiare soprattutto la civiltà egizia. Infatti con l'arrivo di Napoleone in Egitto inizia la disciplina della egittologia. No, credo che sappiate che fu proprio in quella situazione che attraverso la scoperta di una stele scritta, la famosa stele di Rosetta, no, l'archeologo francese, adesso non mi viene il nome, ma comunque riuscì a tradurre il linguaggio geroglifico egiziano. No, quindi questo è un esempio, un esempio emblematico del contributo che comunque Napoleone diede allo sviluppo della scienza, ma poi quando vedremo che no, ci teneva anche a convocare a corte tutti gli scienziati più famosi della sua epoca, per esempio c'è il famoso incontro tra Napoleone e il grande astronomo Laplace, si scrive Laplace, no, con l'aneddoto Napoleone chiede a Laplace, Laplace spiega la sua teoria della formazione dell'universo, Napoleone gli chiede e Dio in tutto questo, e Laplace gli risponde non ho avuto bisogno di questa ipotesi. No, notate rispetto anche a quello che vi dicevo a proposito di Newton, notate la differenza, è passato un secolo da Newton e quindi potete, è un bel collegamento anche con quello che abbiamo detto prima a proposito di Newton. Bene, allora, grande mecenate, ma anche in questo caso si può dire che sul classi Luigi XIV, perché? Perché aveva molte maggiori disponibilità finanziarie e come mai, dunque, in questo senso Napoleone riesce anche a aggiustare i conti finanziari della Repubblica Francese. È Napoleone che risolve definitivamente il problema dell'enorme debito pubblico che era stato accumulato dai re Borbone e che aveva poi, che era stato un fattore, no? un precipitante dello scoppio della Rivoluzione Francese. Ritira gli assegnati, sostituisce gli assegnati con moneta d'oro, d'argento e quindi con una moneta che ovviamente aveva un valore intrinseco e dunque no, non si poteva più di tanto svalutare, e appunto riduce il debito pubblico, riporta
in parità il bilancio dello Stato, almeno inizialmente, ma voi direte, ma addirittura fonda una banca nazionale francese, la Banca Nazionale di Francia, che appunto deve avere una funzione di controllo dell'andamento, no, delle finanze statali, ma anche della circolazione monetaria. Ma come fa? Attraverso le sue conquiste, attraverso le sue vittoriose campagne militari. Perché comunque, anche adesso poi lo vedremo, anche dopo il 1799, allora facciamo una piccola, adesso un piccolo ragguaglio storico-politico. No, dopo il colpo di Stato del 1799, nel 1802, diciamo, fa un nuovo cambiamento costituzionale e scrive una nuova Costituzione in cui lui non è più solo uno dei tre consoli, il primo di tre consoli, ma è il console a vita. No, appunto, la sua dittatura diventa una dittatura a vita. E naturalmente subito indice un plebiscito, e il plebiscito è naturalmente stravincente, dunque diventa console a vita. Ma nel 1804 addirittura decide di nuovo di cambiare la Costituzione, di trasformare la sua dittatura in un impero. No, quindi Costituzione in cui Napoleone diventa l'imperatore, attenzione, non il re. Sta ben attento Napoleone a non voler, no, a evitare di proclamarsi re, perché sarebbe stato chiaramente un ritorno al passato. No, lui si proclama imperatore e naturalmente anche la proclamazione, la sua autoproclamazione a imperatore implicava poi una continuità dinastica. Cioè, il motivo fondamentale di questa sua decisione era appunto garantire ai propri figli, o meglio, garantire che il suo potere sarebbe poi passato ai suoi figli. No, quindi, certo, un potere dinastico, un potere dittatoriale dinastico, chiamato appunto imperatore, impero. Ricordate che imperator vuol dire comandante, vuol dire generale, quindi lui questo titolo, no, lo connetteva alla sua funzione di comandante in capo dell'esercito francese, no? Sul modello di Cesare, no? Sul modello di Giulio Cesare, che sicuramente era uno dei suoi modelli di riferimento, storici di riferimento. E in questo senso, no, come come si giustifica con i francesi rispetto alla critica, ma stai restaurando comunque un potere di tipo monarchico? Eh sì, lo stai camuffando, ma alla fine è un potere. Lo giustifica dicendo: attenzione, perché se muoio io, può esserci una restaurazione borbonica e voi rischiate di perdere tutte le conquiste rivoluzionarie, le vostre terre, le vostre posizioni sociali. Invece, in questa maniera, io vi garantisco che anche dopo la mia morte, le conquiste rivoluzionarie, la pace, l'ordine pubblico continueranno, no? Dunque, Napoleone, no, propone la nuova Costituzione imperiale come massima garanzia della permanenza, della conservazione, del mantenimento delle conquiste rivoluzionarie. Tutto questo se lo può permettere, naturalmente fa un plebiscito anche per la nuova Costituzione imperiale, e
più che mai la stragrande maggioranza dei francesi vota sì alla nascita dell'impero. Dopodiché Napoleone fa la famosa Parigi nella cattedrale di Notre Dame, no, che era stata chiusa dalla rivoluzione, che invece viene riaperta, viene restaurata perché era stata anche in gran parte distrutta. Qui c'è una cerimonia lussuosa, pomposa. Fa venire il Papa Pio VII da Roma, lo obbliga a venire a Roma, ma non per mettergli la corona di imperatore sulla testa. No, gliela prende dalle mani e se la mette lui stesso in testa simbolicamente dimostrare che la fonte di legittimazione del suo potere non era la Chiesa, ma era lui stesso. No, quindi che lo Stato comunque rimaneva laico. Ma concludo, tutto questo e anche l'aggiustamento dei conti dello Stato, tutto questo dipende dalle continue vittorie militari, dalle continue conquiste, no, praticamente conquista l'intera Europa continentale ad esclusione della Russia, no, dalle continue conquiste, vittorie, bottini di guerra, tributi che negli anni che vanno dal 1799 al 1800 12, no, lui fece, ne riparliamo la prossima volta. Arrivederci. Ne vedete Statemi bene.